Qui ci devono venire scritte quando sei in diretta. Eccolo. Buonasera, buonasera a tutti, come state? Grazie che mi avete fatto tornare velocemente, questo mi fa tanto piacere. Non vedo ancora nessuno. Non vedo ancora nessuno. Ah, buonasera Antonella. Cominciano ad arrivare, via. Maria. Senza signora, solo Valeria. Margherita. Diana. Diana è vicino. Giuseppe. Ora io stasera preferirei che mi faceste domande voi, sull'argomento che volete. Se so rispondere, sono felice. Però non chiedetemi di avere messaggi così in diretta perché no, io non faccio questa maniera qui, eh. Buonasera, quanti! Debora, Loretta, Giovanna, Enrico, Giorgio. Grazie Enrico, sì. Va bene così, c'è la luce? Anna, alza un po' il viso. Sì. Ecco, così. Silvi, buonasera. Aspetto le vostre domande. Ciao Alberto. In questo momento no. In questo momento non sento ancora niente. Comunque è difficile che mi vengano entità così, eh? A me mi vengono quando meno me l'aspetto. Io non è che li vado a cercare, ve l'ho detto tante volte. Chi viene, viene e io sono felice di ricevere messaggi da tutti, però non è che io vada a cercare qualcosa o qualcuno. Buonasera a tutti, quanti siete? Ciao Gaetano, anche dalla Sicilia. Allora, volete ancora un po' della mia esperienza? Dunque, io dovevo fare un intervento. Durante questo intervento, una cosa semplice, abbastanza semplice, un autotrapianto osseo, ho avuto un arresto cardiaco. Mi sono proiettata in un'altra dimensione. Ho fatto il famoso tunnel, Il tunnel era luce e poi quando sono arrivata in cima a questa luce era come, io lo descrivo come tipo uno scaldabagno, un tubo rotondo, grande, bianco. E io volevo scavalcare questo tubo per andare di là, perché al momento che io sono uscita dal corpo, io non ho più avuto nessun dolore. Ero felice e non volevo tornare indietro, perché avevo trovato una gioia infinita che di qua, pur avendo una famiglia, dei bimbi piccoli, che stavo bene, avevo il mio lavoro e tutto, però io di là ci stavo molto meglio. Però di là non mi hanno voluto. Non mi hanno voluto perché io sono scavalcato con una gamba,
e poi stavo per scavalcare anche con l'altra gamba e invece qualcuno mi ha tirato indietro, mi ha tirato indietro per i piedi e io quando mi sono svegliata il giorno dopo, che intanto poi me l'ho ripresa, ma cioè avevano fatto l'intervento, mi sono arrabbiata molto, mi sono svegliata molto arrabbiata perché nell'altra dimensione io stavo benissimo. Come ho detto tante volte, non ho visto nessuno, però sapevo che non ero sola. Quello che mi è rimasto dal viaggio è che mi ha cambiato la vita, perché sono diventata un'altra persona, sono diventata molto... Aiuto tutti, cerco di fare del mio meglio, aiuto il mio prossimo, con tutte le mie forze. Da questo viaggio però io ho dovuto capire e ci ho messo tanto tempo a capire perché mi davano tutti della matta, perché ora di queste cose se ne ragiona. È una decina d'anni che se ne ragiona, 10, 15 anni, ma prima no, a me mi è successo quasi 40 anni fa, sicché di queste cose se ne parlava eravamo matti. E poi ho conosciuto una persona che mi ha fatto capire che non ero matta, ma che avevo vi vissuto un'esperienza bellissima, che e ora la gente, che tanti, tanti, tanti hanno vissuto quello che ho vissuto io. E tutti quelli che tornano da questo viaggio, perché io lo chiamo il viaggio, tornano diversi. Tornano con un'altra responsabilità, con un altro amore. E poi da questo viaggio, piano piano, ho sentito che non ero più sola. È perché c'è sempre qualcuno che mi parla, mi danno dei consigli, mi danno... E poi mi hanno detto tante cose. Ora, tutte le volte vi dico una cosina in più. Ora, da questo viaggio, quando sono tornata io, purtroppo non sono guarita. E dopo pochi mesi, invece di un tumore, ne avevo tre. E allora, non si poteva più fare in una città piccola come questa un intervento, un autotrapianto così importante. E dovevo andare a Marsiglia, mi avevano consigliato Marsiglia perché era un centro molto all'avanguardia, però c'erano problemi finanziari e c'erano problemi anche con i bimbi, perché come facevo a star via del tempo e lasciarli con mio marito che doveva lavorare e poi avevo paura. Perché già il primo intervento era andato male e il secondo dovevo fare un intervento più invasivo, dovevano togliermi un pezzetto di bacino per mettere nella mano. E non so se per combinazione o che, ma per combinazione non è mai. Ho conosciuto una persona, ho conosciuto una persona e sono andata a casa sua. Io però no, perché mi ha invitato a casa sua. Io non sapevo questa persona cosa faceva. Era una signora già d'età. Sono andata a trovarla una sera con mio marito. Lei mi ha portato in una sala e c'erano altre persone. Ci siamo seduti su dei divani per parlare, non lo so nemmeno cosa voleva dire. E il fatto sta che io mi sono addormentata subito. Premetto che io ho molta difficoltà a dormire, fin da pi piccolissima. Mi sono addormentata e quando mi sono svegliata avevo un dolore fortissimo al braccio e alla mano dove avevo il problema. E questa signora parlava in un modo strano, parlava con la voce da uomo,
si muoveva con le mani come fanno gli uomini e mi ha detto, ti do una ricetta e guarirai. No. Beh, io questa ricetta l'ho fatta per 15 giorni, come mi aveva detto questa signora, che non era una signora, ma era un frate, perché questa signora era andata in trance e io non sapevo che era una medium. Mi ha dato questa ricetta a base di bagni di cavolo bianco, cavolo nero, olio d'oliva, grano saraceno. Insomma, io ho fatto tutto quello che dovevo fare e nel giro di pochi giorni ho cominciato a muovere la mano. Cose che era impossibile perché la mano mi era rimasta paralizzata e scura. E invece mi era tornata chiara e io la mano la muovevo. Io da questa signora, però non ci credevo. Pensavo che fosse tutto questione di pelle, che si era schiarita con queste cose. E insomma, sono andata all'ospedale, chiesi al dottore di fare una radiografia e mi disse assolutamente no, perché finché non ti fai l'intervento, ogni volta che si fanno le radiografie, una specie di, si consuma l'osso, cioè non lo so come si dice, via, no, non fa bene. E io però volevo sapere, hanno fatto il discorso, ho preso un sasso, me lo sono spaccato bene bene sulla mano, mi sono sciupata tutto il polso e sono andata all'ospedale e ho detto che sono caduta. E mi faceva tanto male, mi faceva tanto male. A quel punto lì, al pronto soccorso, mi hanno dovuto fare le radiografie. Non c'era più nulla, i buchi non c'erano più e questi medici mi hanno chiesto cosa avevo fatto, perché era l'ospedale dove ero sempre andata, mi conoscevano e questa cosa è stata anche per loro una gran sorpresa. E questa ricetta l'hanno voluta e io l'ho passata anche ai medici. Ora se l'hanno fatta o no non lo so, però a me ha funzionato. Fatto sta che io dopo questa cosa qui ho lavorato per tanti anni come cuoca e sapete che le padelle sono pesanti, era la mano destra e l'ho sempre adoperata e l'adopero ancora ora e la mano non ho più avuto nessun problema. E poi da questa signora io sono continuata ad andarci perché lei aveva riposto tanta fiducia in me perché avevo seguito tutto il suo volere, cioè tutto il suo volere, quello che il padre Astolfo aveva dato a lei. E lei mi aveva dato questa ricetta, io l'avevo fatta alla lettera, ero guarita e allora lei, ha continuato a invitarmi. Settimanalmente andavo a trovarla. Ero diventata per lei una figlia spirituale. Dopo un po' di tempo, questo padre Astolfo è tornato dalla signora Lea e ha cominciato a parlare, a dirmi che siccome io ero guarita e avevo avuto questo dono della guarigione, come ero guarita io, dovevo dare, guarigione alle altre persone che me l'avessero chiesto. Dunque, io questa cosa qui, non l'ho voluta fare per 5 anni, perché non mi ritenevo una persona degna di poter fare una cosa del genere. Non avevo fiducia né in me né nella mia vita, perché sono una peccatrice come tutti. E pensavo che queste cose qui succedessero solo alle persone molto, molto elevate, molto, molto più credenti di me, anche se io dopo il viaggio sono diventata veramente cristiana, che prima non ero. Prima sì, andavo alla messa, ma era un'altra cosa. Ora vado meno alla messa, ma prego di più e aiuto molto di più. E secondo me forse faccio meglio così, non lo so. E
Poi piano piano, non lo so perché, non lo so come, ha cominciato a venire gente a suonare alla porta. E mi veniva gente al lavoro e nel ristorante mi cercavano, mi volevano, ma io non potevo ricevere gente al ristorante, non potevo fare niente. E poi non sapevo nemmeno fare niente, cosa dovevo fare, non lo so. È cominciata a venire gente a casa tutte le ore, a suonare il campanello. Che aveva un problema, che aveva l'altro. E io dicevo, ma io cosa devo fare? Quella voce che sentivo ogni tanto si è fatta molto più prepotente. E questa voce ha cominciato a dirmi, devi fare così, devi fare così. Allora, a me hanno detto che faccio una pranoterapia, ma non è una pranoterapia, non... È una pranoterapia teleguidata, perché io non so perché lo devo fare, dove devo mettere le mani, perché. Comunque, io non tocco nessuno, io sfioro e basta. E le mie mani sfiorando una parte del corpo, cioè vanno dove vogliono, non è che io gli dico mi fa male la pancia e devo mettere la mano sulla pancia, perché sono stata messa a confronto con questa cosa qui, è una cosa che mi ha dato soddisfazione ma anche tanta rabbia, perché la gente ha cominciato a guarire e ne veniva sempre di più. Io lavoravo e ero molto stanca perché il lavoro di cuoca è un lavoro che stanca molto. Questa voce ha cominciato a dirmi basta. Ora smetti di lavorare perché hai da fare un altro compito. Sì, è facile dirlo, ma quando c'è delle cose, c'avevo il mutuo da pagare, bisognava che lavorassi. Ecco, io a questa voce gli rispondevo, gli dicevo non posso, mi sono impegnata e devo fare questa cosa. Dice no, smetti di lavorare. Perché in qualche maniera ce la fai a fare tutto. Smetti di lavorare perché il tuo compito è un altro. Una sera, 2 sere, 3 sere, poi una sera ero particolarmente stanca, ero arrabbiata perché c'era gente che lavorava con me, che non lavorava, e dovevo fare anche il lavoro di un'altra persona e alla fine una sera non ce l'ho fatta più, mi sono levata al grembiule. Ho detto basta, sono andata dal principale, ho detto mi dispiace, io vado via, non vengo più. Dice, ma come non vieni più? Non ce la faccio più, non ce la faccio più. E sono andata a casa, e lì per lì, anche a casa, questa decisione è stata un po' troppo repentina, perché a me era tanto che parlavano, però non l'avevo mai detto in casa, perché mi sembrava una cosa assurda. E poi ho detto, beh, in qualche maniera si farà. Sono stata ferma una settimana, avevo bisogno proprio di riposare perché avevo fatto la stagione estiva, sicché era stata molto pesante. Poi sapete, nella stagione estiva non c'è mai un giorno di festa, si lavora 7 giorni su 7, era una cosa diventata pesante. E, insomma... Questa voce mi ha detto, fai domanda lì perché ti danno una stanza e lavorerai senza prendere tariffa, ma riuscirai a pagare il tuo debito. Beh, io ho chiesto una stanza alla Misericordia. La Misericordia mi ha dato questa stanza, questo ambulatorio fornito di lettino, di acqua, di tutto, a un affitto irrisorio. Ha cominciato a venire gente da tutte le parti, dal Veneto, dalla Sicilia, dalla Calabria, da tutte le parti venivano, mi portavano bambini, mi portavano persone anziane,
hanno portato bambini paralizzati, andavano via e chi è venuto sulla sedia a rotelle è andato via che camminava. Una bambina piccolissima, che sui bambini poi c'è più soddisfazione perché non sono. Le persone grandi si possono anche autosuggestionare, ma le persone piccole no, i bambini piccini no. E allora quando vedevo i risultati, ero contentissima. Non ho mai chiesto una lira a nessuno, mai. Però mi lasciavano un'offerta e ce l'ho fatta fare tutto. Le cose che mi vengano meglio sono le pranoterapie sui bambini anche piccoli piccoli, i bambini che non dormono, i bambini che hanno problemi di movimento. Ma c'è stato tanti casi, tanti. E ho avuto tante soddisfazioni. E più, non lo so come mai, cioè io non chiedo, le mani vanno da sole, come vogliono, quanto vogliono, possono starci un secondo, possono starci un'ora, fanno tutto da sole, però poi la gente si sente bene. Il problema è quello, oddio, quando c'è delle cose che ci vogliono, cioè i medici ci vogliono sempre, questa è una cosa in più. Però è una cosa che funziona. Il fuoco di Sant'Antonio dura un giorno, perché va via subito. L'ha avuto la mia nipotina, l'ha avuto qualche ora e era fuoco di Sant'Antonio. E purtroppo ora questa patologia viene anche ai bambini, cose che prima non succedevano, invece ora viene anche ai bimbi. Poi vi racconto questo. Un giorno ero in ambulatorio e davanti a me c'era il medico di famiglia e vengono due signori con una valigetta. Entrano in ambulatorio e mi vogliono far vedere delle radiografie. È inutile che io non le voglio vedere le radiografie perché non ci capisco niente, non sono un medico, non ho studiato, sicché non mi importa niente. E questi signori insistevano che vedessi queste radiografie perché uno di questi signori aveva un problema e che io lo dovevo risolvere. Io ho detto, ma se è tanto malato così, è bene che vada all'ospedale. Io non, davvero non so che fare. Insomma, dopo tanto insistere che io non volevo, questo signore vestito, perché io non mi faccio spogliare, vestito, si è messo sul lettino e le mie mani sono andate su e giù sul corpo da tutte le parti, non sentivo niente, l'ho fatto girare, anche lì ho provato, ma non sentivo assolutamente niente. E allora questa voce mi ha detto: queste persone ti stanno prendendo in giro. Dice che hanno messo alla prova. Allora a quel punto lì mi sono arrabbiata e gliel'ho detto e si sono presentati. Erano due medici del CNR che mi hanno messo alla prova per vedere se era vero quello che diceva la gente o se io facevo come fanno qualcuno. E questo mi ha dato una bella soddisfazione, un bellissimo articolo sul quotidiano, e queste per me sono cose importanti. Allora, qualche domanda. Ce n'è qualche domanda? Perché ho parlato tanto. Ce ne sono tanti casi di ND, tantissimi. Ora la gente parla, non ha più paura. Non ha più paura, non siamo più matti.
Grazie, Daniele. Mimma, speriamo di no ai terremoti, perché io ho tanta paura. L'ho sentito una volta sola, ma mi è bastato. Si può guarire? Ma può guarire per altre cose? Sì, può essere che può guarire. Diamine. Ci sono i pronoterapeuti, è come se ci sono. Però questo è un dono che ci è stato dato. Non andrebbe venduto. Io non lo vendo. Gaetano, paralisi notturne, come vorresti dire paralisi notturne? Dormiva mica con le gambe crociate, perché questo può succedere, eh? Dunque, Enrico, invece sì, ho aiutato per tanto tempo un signore con la SLA, poi purtroppo non, per un periodo ha funzionato, poi non ha funzionato più, mi dispiace, però per un periodo ha funzionato. Graziella, se mai ti rispondo dopo, eh? Perché tanto lo sapete, se non rispondo subito, nel giro di stasera o domani io rispondo a tutti. Anche l'altra volta ci ho fatto tardissimo la mattina, però ho risposto a tutti, eh. Sì, è il mio spirito guida, ma a volte ce n'è uno, a volte ce n'è un altro, però non mi dicono chi sono, ma a me non me ne importa. Dunque, navicelle aliene io non le ho viste, io ho visto solo luci su un monte, navicelle no, ho visto delle luci che hanno fatto dei segnali. Però io non sono capace a decifrarli. Erano una grande I e un triangolo da una parte. Queste luci si accendevano e si spengevano a intermittenza, quando bianche, quando gialle, quando rosse, quando blu. Però non. E l'ho vista per anni, non ho, per tanto tempo. Però non sono mai riuscita a decifrarle. Ora che c'è il faro spento, perché queste cose succedono sempre quando c'è il faro spento, ogni tanto c'è delle luci, però non sono le luci delle altre volte. Io, siccome noi avevamo un appuntamento, sempre, era il 27 di luglio, e per 2 anni non sono venuti più, io spero che quest'anno vengano, perché il faro è spento. E, insomma, 3 mesi che è spento, speriamo aspetti in accenderlo. No, non ho avuto esperienza con ragazzi autistici, ma mi piacerebbe. Rocco, bisognerebbe che io. Tua moglie la potessi vedere, ma perlomeno in fotografia, perché così non te lo posso dire. Poi. Ah, lo sentirai tuo marito. Aspetta, è ancora presto.
Di là non esiste spazio-tempo. Ciao a tutti, quanti siete? Diana, te metticela tutta. Fai le cure che devi fare, fai tutto quello che devi fare. Volere e potere. Devi star bene. Dipende da cosa posso aiutare, non posso guarire, non sono un medico. Posso aiutare. Graziella, in privato poi mi mandi una fotografia. A volte si aiuta a guarire più il dolore morale che quello fisico, eh? A volte basta solo una parola. Ah, va bene, Rossella, sono contenta. Hai visto? Sì, posso imporre le mani a distanza. E te mi senti? Oh, bravo Renzo. Allora anche te la pensi come me. Questo è un dono che ci hanno dato e noi bisogna darlo. Certo, se qualcuno ci vuole offrire qualcosa, ben accetto. Ma non importa, non importa, va bene anche niente. Addirittura io ho dato anche i biglietti del pullman per tornare a casa alla gente che non li aveva. Perché va bene tutto, basta un sorriso, basta un abbraccio. Ora ci si può abbracciare poco, però basta un sorriso fatto col cuore. È una grande paga, secondo me. Cristina, non è che non vogliono, probabilmente non possono, però poi verranno, eh? Sai cosa? Prova a mettere una fotografia sotto il cuscino di loro, di chi vuoi sentire, di chi vuoi vedere. Magari non subito stasera arriveranno, però poi arrivano, eh? Abbi fiducia. Mi torno indietro qui. Arianna, bravi, bravi, bravi questi signori, io non ci riesco. Comunque sono sicura che non siamo soli nel mondo, chissà quanti siamo. Grazie, Agata. Roberto, ho tanta paura del maligno, ho tanta paura. Sì, perché purtroppo esiste. Io cerco di pregare tanto. Ma non sono una bacchettona, intendiamoci. Io prego come mi pare, quando mi pare e a casa mia. Roberta, se senti di voler tornare dove sei nata, fai bene. Tanto tuo marito viene sempre con te, anche se non c'è, non lo vedi, ma c'è. Non è che ti abbandona, non aver paura. Marco, uno spirito buono o uno spirito no? Cosa ha fatto per essere perseguitata da uno spirito? Qualche cosa che va fatto solo con persone che sanno fare? È perché tanti, tanti ragazzi
fanno il tavolino, fanno il bicchierino, la tavola, quella, non so neanche come si chiama, però va fatto da persone esperte, non è un gioco, non è un gioco. E come entrano le entità buone, le entità positive, entrano anche le entità negative, bisogna stare molto attenti. Ditelo che non è un gioco a questi ragazzi. Ah no, Carla, il Covid finirà, eh? Non so se è già finito. Questo ho un po' di dubbi. Perché c'è ancora tanta gente. La gente si è stufata di stare a casa, specialmente i giovani, hanno ragione. Però c'è sempre qualche focolaio acceso, eh? Ma poi finisce, come sono finite tutte le altre pandemie. Emiliana, poi ti dirò, ora non è, ti ho detto, non faccio le sedute così. Grazie Renzo. Anche Antonella, buonasera. Alla tavola, questa qui, hai ragione. Ouia. Io ce l'ho. Però non mi sembra una cosa neanche tanto sincera, ecco, perché bisogna metterci il dito sopra, no? Se qualcuno ha un po' più forza, riesce a far muovere tutto, capito? Ecco, io ho quella lì, c'ho il tavolino. Io lo vieterei questo coso qui, anche perché, Roberto, questa tavola va fatta da persone esperte, da persone che sanno come combattere dopo il maligno. Intanto per fare le sedute medianiche, io l'ho fatte per tanti, tanti anni, le ho fatte sia da questa signora Lea, che questa signora Lea era una signora famosa, perché da questa signora Lea ci andava Muccioli e ci andava Massimo Einaudi. Io non l'ho mai incontrato perché io ero libera solo il lunedì e loro questa riunione la facevano in genere la domenica. Però so che frequentavano molto questa casa. Però queste sedute venivano sempre fatte con l'acqua benedetta. Venivano sempre fatte con l'acqua benedetta, col crocifisso, ci facevamo una protezione. Bisogna stare attenti a queste cose qui, eh. Roberta, intanto dimmi quant'è che tuo marito non è morto, eh? È andato in un'altra dimensione, ricordatelo. Può essere vicino a te benissimo. Bisognerebbe che tu ci facessi l'orecchio perché probabilmente lui ti parla e te non lo senti. Mia Roberta, poveri ragazzi. Perché Claudia ti senti insicura? Devi avere fiducia in te stessa. Sei una persona che deve reagire. Bisogna reagire a tutto. Hai ragione Roberto, io l'abbiamo fatta qualche volta, avevo un bel cenacolo, però purtroppo sono andati tutti nell'altra dimensione, sono rimasta sola e
E per fare queste cose bisogna farle con persone dove abbiamo massima fiducia. Io in questo momento non conosco persone per affidarmi completamente alla fiducia. Poi bisogna che, insomma, non siano le prime volte. Non è facile trovare un bel cenacolo. Io ce l'avevo. Sono andati tutti nell'altra dimensione, mi hanno abbandonato tutti. E a me non mi vogliono per ora. E da una parte bene perché c'ho da fare ancora tanto. Forza, forza Claudia, eh. Vai avanti. Vedrai Roberta che ti viene a trovare prestissimo. Sì, io dico la verità. Io penso più ai cristiani che agli animali, eh. Voglio bene agli animali, per carità, però insomma. Io dico più una preghiera per un cristiano che per un animale. Ora, proprio un angelo, non lo so se ti fa il rumore nell'armadio. Comunque, quando ci sono le entità, bussano negli armadi, sì. Ma io senti, Silvi, qualche viaggio astrale l'ho fatto, ma l'ho fatto più per giocare, perché mi volevo mettere alla prova per vedere se vedevo davvero quello, se era vero che funzionavano. E ti posso dire di sì, ma anche quello bisogna stare attenti, eh. Microreferenze abbiamo. Sì, Rocco, tutto è possibile, tutto è possibile, perché nell'altra dimensione si può fare tutto, specialmente con la te tecnologia. Ti può apparire sulla televisione, lo puoi sentire per radio, lo puoi sentire in tante maniere. A me mi chiamano in casa, mi chiamano per nome. Ciao Immacolata, buonasera. Dove sarà la tua mamma? La tua mamma è in un posto bello, bello, bello. Vai tranquilla. Senti Roberta, ho voluto fare un viaggio astrale. Ora ti dico perché. Perché conoscevo una persona. E non credeva che si potessero fare questi viaggi astrali, no? Io non lo so se è stato un viaggio astrale, ma penso di sì, perché questa persona io non l'ho mai conosciuta di persona. L'ho conosciuta addirittura via radio, perché prima, quando smisi di lavorare, era abituata ad andare a letto la mattina. Praticamente andavo a letto non prima delle 3 o 4. Sicché quando mi sono ritrovata a casa, io non potevo andare a letto alle 10, no, non ce la facevo e non sapevo come passare le serate, le nottate, perché ho sempre avuto problemi per dormire e l'ho detto prima. Allora c'era un mio amico che aveva la radio, il baracchino, e mi sono comprata quello. Perché il computer ce n'erano pochissimi a quel tempo e poi non usava.
E allora la notte chiacchieravo col baracchino, a me ero fatta un bel gruppo di amici, c'è il nome in codice, no? Io mi chiamavo La Certosa perché abito vicino alla Certosa. E ho conosciuto questa persona e mi diceva che non era vero, che queste cose non esistevano, non si potevano fare. Allora io gli dissi, beh, allora io vengo a trovarti e ti dico dove sei. Io sapevo che stava a Livorno, però non so dove. Allora io gli ho descritto la casa, poi sono entrata in camera sua, ho visto come aveva sistemato la camera, come aveva sistemato la cucina, gli ho descritto tutti i posti e lui ci è rimasto. Ha detto, sembra che tu sia qui, dice perché hai detto tutto giusto e io questo signore poi non ho neanche più sentito, sicché. Però se questo era un viaggio astrale, io l'ho fatto. Ecco. Margherita, io non ho visto i posti brutti, io ho visto solo posti belli. E secondo me non esiste neanche l'inferno. Allora, secondo me perché qualcuno mi ha parlato e mi ha detto che nell'altra dimensione c'è una scala, tipo quella della pubblicità, del caffè, di cos'è? C'è una scala lunga, 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 no? E chi ha avuto dei problemi? Che ha avuto dei suicidi, non è che va all'inferno, no, e rimane in fondo a questa scala. Poi, quando è di là, sicuramente si è pentito di quello che ha fatto, perché la vita ce l'hanno donata e noi non bisogna buttarla via, bisogna tenerla finché ce la vogliono lasciare. Però poi ci si pente. E allora, poi il Signore perdona tutti, eh. Questa scala si comincia a salire. È un gradino oggi, un gradino domani, e si arriva in cima alla scala. Quando siamo in cima alla scala, siamo tutte persone perfette. Però c'è anche chi non vuole salire la scala. Chi non la vuole salire, allora ritorna, fa un'altra vita, c'è la reincarnazione. E con la reincarnazione deve scontare i peccati che ha fatto nella prima vita e si deve pentire di quello che ha fatto. Al momento che si pente, va sempre più su, sempre più in alto. Purtroppo, a volte ci vuole, quando muoiono i ragazzi molto giovani, i bambini. Perché sono già anime quasi perfette, ma hanno bisogno di una reincarnazione di poche ore, di poco dolore per arrivare al massimo della scala. È brutto dirlo perché sono mamma, sono nonna, però quando muore un giovane è perché già perfetto, è un'anima perfetta, non ha bisogno di niente. E capisco il dolore di un genitore. Che deve essere una cosa tremenda. Però pensatelo in cima a questa scala, in cima, accanto al Signore. Tiziano, non devi avere paura, domandagli cosa vuole. Può darsi che abbia bisogno solo di una preghiera. Daniela, puoi chiamarmi quando vuoi, in privato. Se non rispondo subito, rispondo dopo, però rispondo sempre. No, io non sono riuscita a fare quei viaggi astrali che hai fatto te. Però ora c'ho tante altre cose da fare. Forza.
No, Roberta, probabilmente tuo marito forse non ha ancora capito che è nell'altra dimensione, o forse deve fare qualche compito. Ma stai tranquilla, prima o poi lo senti. Domandaglielo se è un'entità buona. Fatti il segno di croce. Bello, che bello questo sogno, Antonella. Ah, non lo so. Sei stata qualche volta in aereo? Io no. Deve essere bellissimo vedere giocare a tennis. Sulle nuvole. Grazie, Francesco. Ma io non lo so come si fanno questi viaggi astrali. Io ho sentito la voce di questa persona che mi diceva che era possibile. Io ho pensato bene a questa voce. E mi sono lasciato andare. Mi dispiace per la tua mamma. Cerca di stargli vicino il più possibile. Sì, puoi mandarmi tutte le fotografie che vuoi. Me le mandi in privato, eh? Grazie, Laura. Roberto, tutto può essere. Può darsi anche che nella nascita questo bimbo sia dovuto reincarnare per soffrire, perché quando no, si nasce si soffre. Che sia bastato quell'attimo lì e poi per essere un'anima pura. Dunque, mi dispiace tanto per la mamma. Roberto, a volte no, non sono gli sbalzi di temperatura, eh? A volte si vogliono proprio far sentire. Prova a lasciare qualcosa in disordine per vedere se lo vogliono spostare, se vogliono spostare qualche cosa in camera, eh? Quando senti scricchiolare. Lascia qualcosa in disordine. Magari te lo mettono a posto. E poi un'altra cosa che mi piace tantissimo fare. È la piramide. Ma come mi piace! Ci si rilassa moltissimo. L'avete mai provata? Io ce n'ho una grande che c'entro dentro. A volte mi viene dei mal di testa molto forti, no? Mi metto seduta, tipo indiano, perché è grande, però per me, io c'entro per una persona, però bisogna essere centrati con la. Come si chiama quella in cima alla piramide? Bisogna mettere proprio la testa sotto la punta dove ti fa male, no? Sai di passa mal di testa? Mi dispiace che non ho una casa grande da poterla tenere sempre piazzata, perché la devo smontare, poi la rimonto, poi la rismonto. È un po' un lavoro, però c'è una sensazione, se avete occasione di provare la piramide, provata perché è buonissima, eh? Funziona. Io ci ho seccato le rose.
Non ti devi arrabbiare con chi non c'è più, anzi, Marcella, volevi un bacio? Te l'ho mandato. C'ho anche la febbre sorda. Mariella, devi farti forza e la vita continua. La tua mamma non ti vuole vedere così, eh? Perché già se piangi, se devi accettarla, perché non è morta, è in un'altra dimensione. Lei ti vede, lei ti sente. Ma se te non accetti questa cosa qui, questo è un passaggio. Roberta, i dispetti li fanno. Sì, li fanno i dispetti. E come? Fanno i dispetti, ti chiamano, ti fanno correre sulle scale. Io sono a casa tutta a scale, sicché quando sono giù mi sento chiamare Valeria. Vado su, magari, e poi dico, come è entrato qualcuno? Eppure la voce, e meno male non la sento solo io. Ogni tanto la sento anche mio marito. C'è sempre qualcuno che ci protegge, sempre. Beh, ciao Manuela. Cosa si fa sotto la piramide? Ci si rilassa in una maniera incredibile. È bellissimo. Ecco, falla la piramide. A me è stata fatta con dei tubi tipo innocenti, quelli. È tutta incastro con la piramide in cima di rame. Falla perché funziona. Quanto è importante soffrire? Beh, non lo so se è tanto importante soffrire. Io spero di non soffrire più, eh. Anch'io ho già dato, perché mi vedete bella sorridente, insomma, qualche problemino abbastanza serio ce l'ho, ma non me ne importa nulla. Bisogna pensare ad andare avanti. E poi bisogna avere la voglia di andare avanti, non lasciarsi scoraggiare da niente, per carità, eh. Non si può, non si può, non si può. Roberta, devi trovare qualcuno che ti costruisca una bella piramide grande. Poi ci entri dentro e ci stai 10 minuti, un quarto d'ora. Ti passa il mal di testa. E ci sono anche gli spiriti burloni, è come se ci sono. Ah, una volta. Eravamo venuti in questa casa, io avevo scoperto tutte queste cose perché sono successe tante cose, poi tutte insieme, tutte insieme. E insomma, avevano nascosto tante cose che poi col tempo le ho ritrovate, però tanti scherzi fanno anche tanti scherzi un po' antipatici, però poi si ritrovano. Tieni questo bracciale di rame. Il rame scarica. Anche quel signore che fa la pranoterapia, volevo domandargli, te usi la tavola di rame sotto i piedi? Io no. Perché tanti so che adoperano
come una tavoletta di rame da mettere sotto i piedi. Ma siccome io quando faccio la prano non sto ferma, sicché mi ce ne vorrebbe tantissimi folli. Non lo capisco questo, Simona. Una domanda. Sara, se me la fai tornare indietro. Questa è. Non la capisco. Sentirete tutti i vostri cari. E poi vi ho insegnato come si fa anche a sentire, no? Dovete prendere la mano destra sulla spalla sinistra. Quando siete tranquilli, quando siete soli, spengete il telefono, fate un po' di vuoto mentale e state tranquilli così, no? Dopo un po' sentirete come una carezza sulla mano. Non sono io che ve la faccio, eh. Ve la fanno i vostri cari. Sicché ogni tanto fatelo così li sentite e vi sentite più tranquilli. Loro ci sono qui. Non si vedono. A volte non si sentono, ma a volte si sentono. Lo sentite mai in casa un profumo che non è il vostro? I primi tempi che non c'era più questa signora Lea, dove si facevano sempre queste sedute, ogni tanto in casa si sentiva un aroma di caffè, perché lei faceva sempre il caffè. Ma anche quando non aveva la caffettiera sul fuoco, si sentiva questo aroma di caffè. O se no, ho sentito tante volte il profumo delle rose. Questo mi hanno detto che sono tutti segni belli, sono tutti come l'ho sentito io, lo sentite anche voi, ma non ci fate caso, non state attenti, state più attenti a quello che vedete e che sentite, perché ci sono, siete voi che non li sentite. Roberta, non lo so se ci sono i folletti, può essere, io non li ho mai visti, però io non dico mai di no a niente perché tutto può essere, tutto può succedere. Come si fa a dire non esistono? Quante volte hanno detto che non esiste là di là? Esiste, esiste, come se esiste? Mi hanno dato della pazza, mi hanno dato della visionaria. Anche durante delle interviste che ho fatto a diverse televisioni, una delle ultime interviste che ho fatto, pensavo di sbottare. Poi, meno male, c'è sempre l'angioletto buono che mi tiene tranquilla. E allora, invece di rispondere, ci ho fatto una gran risata, perché se no, a quest'ora mi dovevate portare le arance. Perché essere offese da persone che dicono di non crederci e poi ci credano, però lo devono dire perché loro sono pagati per dirlo, capito? Che non esiste niente, non... E poi sono tutte persone che vengono da persone, che vanno da persone come me e come a chiedere aiuto. Come fanno a sparire le cose materiali? Spariscono come appariscono, appaiono. A me è apparsa una cosa che non avevo assolutamente, però fra le tante cose, io ho una bella collezione di candele, candele da tutto il mondo. E oltre alle candele facevo anche collezione di bomboniere.
Ora non ce n'ho quasi più perché era troppo complicato tutto spolverare tutte quelle cosette. E allora mi è capitato una sera che si era fatta una seduta medianica qui in casa, che ho trovato un pezzo di bomboniera di Capodimonte che io non avevo e è un ferro di cavallo di Capodimonte. Dunque, io non l'ho mai avuta, nessuno me l'ha lasciata perché io ho domandato ai partecipanti alla seduta se avevano lasciato questa cosa per me, sapendo che avevo questa bella collezione e nessuno non ha dato niente. Sicché questo è, dicono, un apporto. Ma mi hanno fatto un bel regalo e io lo conservo con piacere. Ho regalato tutte le altre bomboniere e quella no. Dunque. Attacchi psichici, ci vuole il medico, eh. Qualcuno prima mi ha chiesto se ho avuto a che fare col maligno. Mi è venuta in mente una cosa, sì. Una volta, qualche anno fa, mi è stata portata una ragazzina, avrà avuto 16-17 anni, era con la mamma, il fidanzato, un'altra persona. Perché non mi ricordo neanche perché. Comunque ho visto che questa ragazza già per entrare in casa ha avuto dei problemi e poi mi guardava in un modo che non mi piaceva e io non capivo nemmeno perché, per cosa e cosa voleva questa bimba. Poi ha cominciato a fare dei gesti con gli occhi che mi facevano paura. Allora io ho tirato fuori il mio crocifisso, perché lo porto sempre, e questa ragazza si è alzata e mi ha dato un gran morso in una mano. Quella volta lì ho avuto paura. Avevo a portata di mano anche l'acqua benedetta e l'ho tirata in faccia, però poi l'hanno dovuta portare via perché aveva dato un po' in escandescenza e a me faceva paura. Questo morso l'ho tenuto per un bel po' di tempo e meno male che è stato un morso senza ferite, perché se c'era anche una ferita avrei avuto ancora più paura. Io spero che persone così non me ne vengano più perché è stata una sensazione tremenda. E una volta sono andata qui vicino a questo paese, c'è un sacerdote che dice una messa speciale, l'ultimo venerdì di ogni mese, la messa per gli indemoniati, dicono. E sono voluta andare a vedere, era una messa normalissima, non c'è stato niente, però sono venuta via da quella chiesa con una soddisfazione, con una gioia addosso che è difficile provare per me in occasioni così. È stata una messa lunghissima, ma molto bella e molto, molto, molto partecipata. Mi piacerebbe tanto ritornare a una cosa così. Peccato che non lo fanno solo in pochi posti. Maria, tutto può succedere. No,
Non mi faccio meraviglia di niente. Lo vedi, Rosetta, che ti senti la mamma? Sì, quando vengono, Simona, quando vengono a dare queste notizie, a volte si danno delle notizie che non sono buone. E a volte si sta male perché poi non si possono raccontare. Io, in una delle prime visioni che abbiamo fatto qui su Focus, una delle prime dirette, no, mi sembra che l'ho detto a gennaio o febbraio. Mi disse che sarebbe successo qualcosa di molto, molto brutto. Chi c'era, se lo ricorda? E mi aveva chiesto perché, per come. Disse: non lo dico, però attenzione. E avete visto cosa è successo. Ora invece vi dico: abbiate fiducia. Abbiate fiducia perché qui bisogna cambiare tutto. Bisogna darci una mossa a tutti e far ripartire il lavoro per tutti e star bene tutti. Perché se no troppi nonni sono andati via, eh? Non sono un jukebox. Se viene qualcuno, io do i messaggi, ma se non vengono, stasera c'è ora qualcuno, però non dice niente, sta a guardare. I campanelli è un segno buono. Grazie, Mariangela. Vedi Paola, lo vedi che ti riesci a sentirli? Perché stai attenta, state attenti tutti, perché se state attenti, li sentite anche voi. Cosa vuol dire il numero 111? Io non mi intendo di numeri, eh. Non posso dire una cosa che non so. C'è una regola, non c'è una regola, però se pregate, ma non importa dire proprio le parole dell'Ave Maria, cioè pregate col cuore. Pregate che stiano bene, pregate che vogliano venire a trovarvi. Questo è pregare. Non importa dire le parole a pappagallo. Sì, fanno vedere tanti cuori, fanno vedere le piume, fanno vedere anche altre cose. Roberta, io quella volta lì ho avuto paura davvero. Non so poi se l'hanno portata dall'esorcista questa ragazza. Io non l'ho voluta più. Certo, mi sono fatta una bella purificazione dopo, eh. Prima di tutto un bellissimo bagno. E poi una purificazione. No, ora non succederà più nulla di brutto, bisogna avere fiducia. Succederanno solo cose belle. Perché voi dovete avere tutti i pensieri positivi. Questa cosa qui ci ha insegnato a volerci un po' più bene. È stato un insegnamento che purtroppo ha colpito le persone più deboli. E
però è stato un insegnamento. Perché sta a guardare? Forse non è stata una domanda per lei. Non ho capito questo, Gledi. Non riesco a capirlo. Giusto un pochino, Stella. Giusto un pochino. Sì, ci sono anche gli apporti di luce, come dici te. L'altra volta dietro di me. Ora, stasera mi sono spostata. C'era una luce forte dietro che dava fastidio. Quella luce lì non c'è, non esiste. Perché io ero davanti a una finestra e davanti a quella finestra c'è un muro, non ce n'è luce. Poi te le dico poi in privato, eh. Brava Maria. Senti accarezzare i capelli, sì, ma sicuramente. Bene, sono contenta che tuo babbo sia sempre lì. Sono contenta, contenta. Lo sai una volta cosa è successo? C'era un ragazzo in coma e non si svegliava, non si svegliava. Allora la sorella mi aveva chiesto se gli facevo un pensiero e se potevo aiutarlo in qualche maniera. Mi aveva telefonato. E erano lì in ospedale, lui era in coma, sto ragazzo, e lei era in camera con suo fratello, sicché gli ho detto, passami tuo fratello, gli ha messo il telefonino all'orecchio, l'ho chiamato, e lui ha aperto gli occhi, e si è svegliato, e questo non è un miracolo? Ma non l'ho fatto io, l'ha fatto la sorella, perché la sorella voleva in tutte le maniere che si svegliasse. Si vede che era arrivato il momento giusto, era l'ora giusta. Forse con quella telefonata mi ha dato una spinta in più. Sto a guardare le lettere che mi scrivete ora, in questo momento, perché se no come farei a rispondervi? Una volta avevo gli occhi belli, una volta. Ormai. L'importante è che ci vedo. Arriverà un messaggio. Anna, arriverà. Margherita, a volte mi parla, a volte no, a volte si fa sentire, a volte mi fa dispetti. E dipende, probabilmente anche da come mi comporto io. Anna, se arrivano dei messaggi, te li mando, però così raccomando, no. Ok?
Ecco Simone, te hai visto la luce che c'era? Io ti potrei far vedere che non c'è luce perché c'è solo un muro. C'è un muro a 6-7 metri dalla finestra, ma non c'è niente. Io sto in campagna. Anna, non ho notizie, però se le avessi te le darei. Ma non ti credere, Roberta, non... sono una persona come tutti, eh? Visto che bello, Simone? Hai visto, l'ha fatto solo per te, eh? Perché lui stava bene di là. Nell'altra dimensione stanno tutti bene. Sì, è anche un uomo. Ma non è mio padre. Rosetta, se venisse qualcuno, io lo dico sempre, i messaggi che li ho, li mando. E chi mi segue lo sa che rispondo a tutti. Però non posso dire una cosa per un'altra, perché io non sono così. Non vado a gettoni. Molti no. Però importanti sì. Cosa vuol dire la parola medium? La parola medium vuol dire una persona che è nel mezzo fra l'altra dimensione e questa dimensione e ha il solo scopo di divulgare cosa c'è nell'altra dimensione. E basta. Rosy, è da vedere se la tua mamma, se la tua zia voleva rincarnarsi, o se era già un'anima pura, o se voleva stare tanto sulla scala. Perché, come ho già spiegato, c'è una scala di là, però e questa scala la devi salire. E questo dipende da te, se vuoi salirla o se vuoi star ferma agli scalini più bassi. Con più vai in alto, con più stai bene, con più sei nella pace. Sicché dipende tutto da te se vuoi salire la scala o la metafonia è una cosa bellissima che io non so fare perché ci vuole troppa pazienza, ci vogliono troppi apparecchi che io non ho, ma più che altro ci vuole tanta pazienza, ci vuole un orecchio molto, molto affilato. Finato. E poi più che altro tempo e pazienza e io non ho né uno e nell'altro. No, non è un uomo calvo. È la mia entità. Non è per te, mi dispiace. Una domanda, una sensitiva mi ha detto che vede Angela. No, così non te lo posso dire, no. No, io dico solo quello che vedo. Non voglio far paura a nessuno, sicché andiamo avanti così. Cerchiamo di rispettare la terra il più possibile, perché magari se la rispettiamo si va avanti un altro po'.
Immacolata, se venisse la tua mamma, io te lo dico, però così in questo momento non c'è. Non... Io sento l'entità mia qui vicino, però non mi dice di nessuno, capito? Non posso dire, non vi posso mentire, dire questo ha detto questo, questo ha detto quell'altro. Non è vero niente. Io ora non ho sentito niente per nessuno di voi. Beh, di queste paralisi parliamone poi in privato, magari, eh? Sì, li vedo. Vedo le presenze, ma vengano loro quando vogliono. A volte solo si fanno sentire. A volte invece li vedo proprio come in carne e ossa. Le descrivo, le vedo come sono vestiti, come sono pettinati. A volte sì, a volte no. Serena, senza dubbio. Io sento voci e non so come gestirle. Sta cosa. Stella, prenditi il tempo che ci vuole. E sentile bene queste voci, senza furia, senza niente, ma le senti nell'orecchio o le senti proprio che ci sono nell'aria? Perché se ci sono nell'aria, io ti consiglio di mettere un registratore, perché a volte basta mettere un registratore. Poi quando è finita la pellicola, diciamo così, non so come si chiama, basta rigirarla e se c'è delle voci si sentono. Una sera qui c'era una signora che cercava il figlio. Era andata in tantissimi cenacoli, da tante, tante, tante parti. Era una signora che... Con la dipartita del figlio era diventata cattiva, perché a volte succede che il grande dolore ti possa fare queste cose qui. È una persona che non credeva a niente, non credeva a nessuno, aveva discussioni con tutti. Allora, non so come, seppe di me, volle venire a trovarmi e gli dissi di venire. Una data sera che si faceva una di queste riunioni, lei venne molto scettica, molto... però volle partecipare. Quando si finì la seduta, io avevo sentito che c'era un'altra presenza, ma lei non l'aveva sentita, non la poteva sentire. E allora, quando finì, si arrabbiò anche con me. E mi disse che era una cialtrona, che si era illusa e che invece non c'era niente. Allora io gli dissi: beh, prima di dirmi così, aspetta un attimo. La seduta era tutta registrata. L'ho rimesso il nastro e è venuto fuori la voce del figlio, che chiamava il suo gatto col nome del gatto, e lei ha riconosciuto sia la voce del figlio e sia come questo figlio chiamava il gatto, cose che come si poteva sapere noi? Non sapevo neanche dove stava, non la conoscevo questa signora, era la prima volta che veniva. Allora da quella volta lì si è data pace, ha capito che esiste l'aldilà e suo figlio c'era. Ok?
Roberta, ti avranno dato consolazione queste voci che sentivi quando eri incinta. Forse ti davano coraggio, ti davano speranza, ti davano gioia. Forse avevi paura, inconsciamente ti aiutavano. Ma io l'avevo fatto tanti anni fa, la fotografia Killian. Magari una volta se la trovo ve la faccio vedere. E come avevo fatto anche così per gioco, perché ve l'ho detto, io faccio la pranoterapia ma non so cosa devo fare, le mie mani vanno dove vogliono, quanto vogliono. E basta. Feci quell'esame dentro una macchinetta che si mettono le dita, no? E misurano la frequenza. Boh, insomma, quando lo feci, cominciò a suonare questa macchina, venuti fuori un migliaio di fogli, e che avevo questo fluido, non so come si chiama. Insomma, molto 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 forte, ma l'ho fatto per gioco, non l'ho fatto per niente altro. Grazie, speriamo che mi benedica il Signore, mi benedica sempre. Grazie Andrea, Marcello, Laura. Laura, di cosa ti vuoi far aiutare? Dimmelo. Se posso, ti aiuto volentieri. Mini, le cassette funzionano così. Sì, Barbara, poi ci troviamo d'accordo, mi scrivi in privato, poi ti dico come fare. No, stasera, però. Tanto una farfallina. Dunque, hai fatto un viaggio fuori dal corpo. Attenzione, cercare di non essere mai sola e non fare queste cose qui. Non è un gioco, eh? Non è un gioco, Simone. La reincarnazione esiste. Nel corpo di un bambino appena nato, no? Quando uno è già nato, eh? Perché quando si nasce, abbiamo già tutto il percorso scritto. Quando si nasce, come si vive e quando si va nell'oltre. Roberta, poi ci sentiamo, eh? Mi scrivi in privato. E poi ci sentiamo, ci diamo un appuntamento, eh? Io non prendo soldi, non vado a tariffa, assolutamente. E questo voglio mettere bello in chiaro. Giuseppe, così no, non funziona così con me. Ora volete tutti i messaggi privati e i messaggi privati così non vengano, a me non mi riesce farli arrivare così, vengono quando vogliono, di mattina, di sera, di notte, se sono in casa, se sono fuori. Quando vogliono vengono, mi lasciano un messaggio, si fanno vedere, si fanno sentire, però io non li cerco mai.
Che bello trovare disegni dei visi. Ma dove li trovi questi disegni? Dove li trovi? In qualche parete di casa? In uno specchio? Dove? Io no, non li ho mai trovati. Alessia, l'unica cosa è pregare che poi appena possono. Qualcuno ha scritto siamo in 124. Cosa vuol dire? Guardalo. Solo? Buonanotte Renzo. Mi mancano io adesso va a letto. Come non ti puoi fidare dei figli? Ma scherzi, ma i figli? Io non credo che ci siano altre persone che ti possano voler bene come i figli. Ok? Vi do la buonanotte e spero di sentirci presto. Risponderò a tutti, come promesso, come sempre. E stasera no, domani l'altro, con calma, però vi rispondo, eh? E poi chi vuole parlare in privato con me, gli do i numeri di telefono e vi auguro una serena notte. State tutti bene, fate bei sogni. E l'aldilà esiste. Ciao.